Beh, intanto ciao a tutti ragazzi, buona domenica, come state? Oggi sono qui per raccontarvi un'avventura, un'esperienza, per raccontarvi quello che mi è accaduto giovedì 1 giugno 2023, quella che è stata a mani basse l'occasione più ghiotta di tutta la mia carriera qui su YouTube. Se la può giocare, può andare vicino al viaggio che ho fatto insieme ai calciatori della Juventus in aereo verso Madrid, dove sono andato a vedere Atletico Juventus finita 2-2 con quel gol subito poi al 90esimo. Peccato, peccato, però questa è stata un'esperienza veramente fuori da ogni logica, perché immaginare di arrivare dentro l'Allianz Stadium e vestire la maglia della Juventus in rappresentanza proprio della tua squadra del cuore, beh, qualcosa di incredibile. E magari qualcuno sarà qui a domandarsi: ma com'è stato possibile tutto ciò? Beh, devo ringraziare Adidas, perché Adidas ha organizzato questa partita, questo triangolare tra rappresentanza Juventus, Nazionale Creator, Nazionale Gamer, per cercare di sensibilizzare ad un argomento molto molto importante: il pianeta. Infatti, scaricando Adidas Running, trovate il link qui in descrizione, potrete anche sincronizzare il vostro smartwatch. Qualcuno mi ha chiesto perché sono entrato in campo con lo smartwatch, proprio per questo motivo qua. E per ogni 10 minuti di attività Adidas donerà 1 euro a un'associazione di beneficenza. Questo è possibile appunto dal 1 giugno fino al 12 di giugno, quindi avete ancora 8 giorni se volete cercare di rimettervi un po' in movimento e nel frattempo fare del bene. Quindi assolutamente un'iniziativa da condividere al 100%. Ora non voglio annoiarvi troppo, devo dire la verità. Quindi lascerò andare qualche immagine, ci stavano un paio di minuti di introduzione. Vi invito a lasciare un mi piace, a lasciare un commento e noi ci vediamo ogni tanto, di tanto in tanto, con una piccola interruzione in cui devo raccontarvi alcune cose. Allora, io qua ci sono stato un milione di volte, ci sono stato sempre da spettatore. Pensare oggi di giocarci è qualcosa di impossibile, veramente di incredibile, super emozionante. Iniziamo così questo vlog, con tutti i ragazzi carichissimi per entrare. Proprio piango, cazzo, meno male con gli occhiali. Vabbè, continuiamo così, qua in questa posizione, beccai Ronaldo, c'era un freddo da matti, era gennaio, Ronaldo, Buffon, Chiellini, tutti. E oggi da qua ci entro però, oggi da qua ci entro. Più in qua non c'ero mai stato. Scendiamo le scale insieme. Guarda che bello, salve. E siamo dentro. Siamo ufficialmente dentro. Madonna. Ci siamo. Ma roba da matti. Ma roba da matti. Ma dai. Perché? Guardate che squadrino. Guardate che squadra. Chi è il più forte alzi la mano. Un sacco di mano. Non ci credo. Ok, Io non ci non so credo. se sono pronto. Perché io ci sono già entrato qui dentro. Io qui dentro ci sono già entrato. Ma non per cambiarmi, cazzarola. Oh, 2 volte che entro qui dentro, 2 volte con te. Come la mettiamo? Mi sa che. Il mio posto è la mia mano. Stiamo cambiando. Juventus, cerchiamo un 6. Va bene. Va bene. No, 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 no. Qua si sono sbagliati. Doveva esserci scritto Toselli. Si sono sbagliati. Ecco, io direi che adesso sono un po' più a mio agio. Adesso una seconda pelle, cosa Non ne pensi? male, non male, non Stiamo male. meglio così, eh? Siamo più Mamma mia, belli. sono mai stato così bene. Ma te ti sei fatto. Sì, per drippare un po' la compavro. Adesso ho capito. Infatti vi rompo. No! I nostri avversari. Questi I nostri avversari. Ma cosa balla quell'altro? Sono un po' troppi però questi avversari, eh. Ti fidi che vinciamo. Quale? Tutte. Vinciamo tutto.
facciamo così, se, per, se per caso la medaglia del primo posto ce la diamo noi alla fine, mm? Che discu- ma che discu- dici che ma non ti ho mai detto che non è il tuo. Va bene. Io però ho ragione. Ortelle ragione. Perché oggi non siamo noi. Dopo questo video pubblicato poi il 10-0 loro avrà tutto un altro sapore. Questi qui sono bravini, ma secondo me poi... Poi finirà 8-0 per loro. Tipo, dice. A proposito di personaggi che calcano il rettangolo verde del primo match con la tenuta nuova, la nuova home kit della Juventus, il capitano della Juventus youtuber Luca Toselli, di fianco invece il capitano della nazionale Creators of Samuel. Ovvero un mondo inclusivo, e si vede anche tra l'abbraccio di due che giocano spesso insieme alla YouTuber League, ovvero Luca Toselli e Fene, che... era normale va bene così. Che cazzo stiamo facendo? Sto succedendo qualcosa di incredibile, bello, bello per fare gol all'Allianz Stadium. Ho fatto gol, sono già a posto. Mi piace. Capitano Luca Toselli. Guarda, mi sto bene. No, Fra, grazie. Mi sento sotto pressione. Oh! No! È Joker? Fare, no, anche se vedo lì uno screensaver con la Juve, comunque. Io rimango signor qua. Fube. Ah, ok, ok. Ah, non t- ok. Va allo stadio. Implodeva. Implodeva. Sì, si è fatto un pezzo da fenomeno. Gli ha gelati. Gli ha gelati. Guarda lei. Allora, finita qua la partita, lì c'è il buon Chino, siamo nello spogliatoio della Juve, abbiamo perso 2 partite su 2, è andata proprio bene, 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 dai, è andata però, è stato veramente figo, adesso doccetta e poi ci si rilassa un po', perché sono veramente distrutto, ho preso una traversa di testa, sarebbe stato bellissimo far gol, ma si è limitati a quello. Non vi ho messo tutta la partita, ovviamente quella è stata trasmessa dal canale Twitch della Juventus, potete trovarla interamente, integralmente all'interno del VOD che è caricato sul loro canale, però da questo minuto in poi, da questa clip in poi, è cambiato tutto perché a un certo punto ho fatto una videochiamata a mio papà, perché allo stadium, con la maglia della Juve, a giocare rappresentanza della Juve, è stato tutto così bello che volevo videochiamare il mio papà per mostrargli quel momento di gioia, proprio lui che mi aveva portato tante volte allo stadio, proprio lui che mi aveva portato per la prima volta allo stadium in quel Juventus Parma 4-1, l'esordio appunto, l'apertura dello stadium, perché mi avete sgridato che si dice con la invece che con la E, ormai per me è lo stadium, però avete ragione. E durante questa videochiamata, in cui io avevo un sorriso veramente immenso, purtroppo mio papà e tutta la mia famiglia non sono riusciti a nascondermi un momento molto brutto, perché mentre nell'esatto momento in cui io entravo allo stadio, a qualche chilometro di distanza, il nostro cane Axel si spegneva. Ci ho pensato molto in queste ore, perché in quel momento lì, esattamente in quel momento lì, mentre io varco la soglia dello stadio, Axel si spegne. Nel momento in cui io realizzo qualcosa di veramente incredibile per me, succede un patatrac, succede qualcosa che non doveva succedere. Axel stava bene, Axel aveva 10 anni. La sera prima appunto ero a cena a casa dei miei genitori, l'avevo visto, l'avevo salutato, non c'era alcun tipo di problema. E purtroppo un infarto ha deciso che era sufficiente così il tempo che aveva trascorso tra di noi. E quindi vi lascio immaginare ricevere una notizia di questo tipo,
10 anni di vita, il mio primo cane in assoluto, faccio ancora fatica a parlarne. C'ho questo vuoto incredibile dentro alla pancia, faccio fatica a mangiare, no, non ho l'istinto di farlo, non sono io che cerco il cibo. Per fortuna Linda, la mia ragazza, che mi è stata molto vicino in questi giorni, che era presente anche allo stadio con me, sta cercando un po' di farmi aprire lo stomaco, cercando di propormi, anche se sono in un periodo di dieta, delle cose che mi piacciono un po' di più, per farmi avere almeno quella voglia di... Ma è difficile, è complicato, e il momento della premiazione è stato il momento più difficile di tutti, perché avevo appena ricevuto quella notizia e andare a ricevere la medaglia di qualcosa che doveva essere meraviglioso, dovevo avere questo sorriso a 32 denti, si è trasformato in un momento terrificante. Sono passato da un grado di più 100 di felicità a un grado di meno 100 in un secondo, ed è stato veramente un trauma, è stato traumatico, ragazzi, è stato uno shock, quasi, immaginatevi passare da 100 gradi a meno 100, immaginatevi passare dal momento più bello dal punto di vista professionale al momento, uno dei momenti più brutti dal punto di vista umano, e solo chi ha avuto un cane può capirlo. Sono anche due cose che non si mettono sullo stesso piano. E quindi purtroppo la mia esperienza è stata rovinata da questa notizia, e gli strascichi ce li stiamo portando dietro anche adesso. Me li sto portando dietro e ce li stiamo portando dietro come famiglia anche adesso. Ci vuole del tempo, perché sono consapevole che quando accadano queste cose l'unica cosa da fare è il tempo, però ho un vuoto dentro di me che è veramente difficile da riempire. E ve lo dicevo anche ieri durante il video della conferenza stampa, non mi trovo nemmeno troppo a mio agio davanti alla telecamera, perché da un momento all'altro rischio dei momenti di questo tipo qua. Ne approfitto per dirvi una cosa: io non ho paura di mostrare i miei sentimenti, non ho paura di mostrare che sono una persona sensibile, di mostrare che posso avere dei momenti di debolezza, e questo è uno di quelli. Se fatico a mettermi qui davanti quando non sto bene, e se invece vi porto sempre un sacco di video, proprio perché quello che vedete nei miei video sono io dentro e fuori dalla camera. Io non ho un personaggio, io non riesco a costruirmi un personaggio, io non riesco a mostrare qualcosa che non provo. Infatti voglio ringraziare tutti i ragazzi della Nazionale Creator che, quando mi hanno visto in quel momento di difficoltà, durante la premiazione sono venuti ad abbracciarmi tutti insieme. È stato un gesto di sportività in primis, ma di umanità incredibile in seconda battuta. Voglio spendere alcune parole anche per i miei compagni che hanno visto che stavo male, per Shade, per Luca Ortelli, per Cruz, che sono comunque ragazzi che non avevo mai conosciuto, per Riccardo, li ho conosciuti lì, per Isu, li ho conosciuti lì, non li avevo mai incontrati. E poi c'è il gruppo storico, i Barichino, Lello, quelli che giocavano con me nella YouTuber League, il Pippega, Maschera, Fene, Fratino, magari Dani, potrei dimenticarmi qualcuno, Nick dei Footwork, Nicolas dei Footwork, tutti ragazzi che sono stati veramente spettacolari, spettacolari. E un particolare in più, un pensiero in più, lo voglio rivolgere a Mirko dei Fuse, che è venuto proprio lì e ha cercato di tranquillizzarmi, di calmarmi, e gliel'ho già detto di persona, ma è stato un gesto che ho gradito tanto, e quindi non vedo l'ora di vederci giovedì prossimo a Napoli per giocare una finale di un evento che è stato importante. Guarda Fede Marconi, che cazzo hai combinato, mi hai fatto arrivare a giocare allo Juventus Stadium con la fascia da capitano al braccio. Come cazzo è stata possibile questa cosa, non ne ho idea, però è successa, e quindi è qualcosa di meraviglioso. E quindi niente ragazzi, questo è un po' il racconto di quello che è accaduto in quel giovedì, e niente, vi lascio alle immagini conclusive della serata che ho trascorso purtroppo con un bel fardello. Ogni tanto riuscivo a trovare la forza di ridere, tante volte non ci riuscivo, ed era difficile,
ho apprezzato tanto il free bar, devo dire la verità, in quella serata lì, ma è stata complicata poi vivere la serata, come è stato complicato vivere il giorno dopo, come è stato complicato vivere il rientro, adesso è complicato tutto. Però bisogna andare avanti, questa è l'unica cosa che si può fare. L'ultima riflessione è veramente, come forse ho scritto anche sui vari social, che nella vita non fai in tempo a goderti davvero una soddisfazione vera, che arriva subito la stessa vita a chiederti indietro il conto. È un conto salato. Probabilmente ci deve essere una spiegazione per questa cosa qui. Lello mi ha invitato più di una volta a smettere di riflettere su questa cosa, ma la coincidenza è veramente tosta. E in questi casi mi viene semplicemente da farmi delle domande. Ragazzi, vi lascio quelle clip conclusive di serata e il giorno dopo al Jay Hotel, dove ho incontrato anche Enzo Barnecea e Moise Ken, dato che avevo prenotato al Jay Hotel perché era proprio vicino, attaccato allo stadio. E vi faccio vedere anche un po' com'è al suo interno, perché è veramente una gran struttura. Un abbraccio, inizio a editare il video, spero che sia venuto bene, non troppo una lagna, non troppo... Però sì, il momento è quello che è. Ciao ragazzi. Travesty.